Finalmente Mister Viali si presenta ufficialmente alla stampa e alla città sportiva in occasione della conferenza stampa pre-Pisa. La squadra da mercoledì si è allenata col nuovo tecnico, ha risposto con chiarezza e assoluta consapevolezza della situazione e della grande responsabilità assunta. Ha promesso una squadra gagliarda che darà sempre il massimo, anche se dovesse arrivare una sconfitta. La maglia si deve sudare e noi lo faremo. Sentiamo le sue parole. Prima di tutto, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, per me è un piacere. Partendo dalla sua domanda, le dico la questione del coraggio. Signori, quando uno fa l'allenatore, c'ha coraggio a prescindere. In tutte le dinamiche, quelle più facili, che possono sembrare più facili, possono diventare complicate. Io quello che credo è che quelle complicate possono dare una grande occasione. Io cercavo questa grande occasione con tutto il cuore. Quando sono stato chiamato, mi si è acceso un fuoco che covava da 12 anni da quando ho cominciato a allenare, quindi ringrazio il direttore, il presidente, la società che mi hanno dato questa occasione, che sono stati i primi, e auguro loro fra qualche anno di poter raccontare che sono stati i primi a darmi questa occasione, vorrà dire che avrò fatto qualcosa di buono e farò di tutto per poter fare dire queste frasi a loro due in futuro. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, magari anticipo qualche domanda, così almeno andiamo, visto che abbiamo poco tempo e parlo un pochino a braccio. L'obiettivo primario ora, è inutile che vengo qui e vi racconto numeri, classifica, statistiche, l'obiettivo è migliorare le statistiche, l'ha detto appena lei. Abbiamo subito 18 gol e segnati 10, giusto? È chiaro che il mio obiettivo sul lavoro imminente è migliorare le statistiche. Come? Io ho un'idea molto chiara della mia certezza calcistica. Sarei un folle arrivare oggi, o meglio, 48 ore fa, alla squadra, si fa così, 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 così. Ok? Perché l'obiettivo di queste 40, di questi 3 giorni è stato preparare Pisa per cercare di fare una grande prestazione e risultato. Perché parliamoci che io vi posso raccontare le favole. Gioco così, sistema di gioco, siamo figli dei risultati. Figli dei risultati. Se farò risultato sarò bravo, se non farò risultato sarò meno bravo. Al di là che farò calcio spettacolare o pragmatico. Quindi almeno impariamo a conoscere, io sono molto diretto, non ho filtri, non ho paura di confrontarmi con le persone, capisco come funziona e la prendo con questa convinzione. Mi prendo tutto, tutto il pacchetto. Avevo letto qualcosa da lontano su questa dinamica. Come ho premesso, siete molto bravi a fare il vostro mestiere. Però io credo, mi permetto, non ho parlato col direttore, mi permetto, visto che ci sono passato anch'io in altre situazioni, in piazze importanti che ho appena fatto, di dare una lettura dal mio punto di vista. Io credo. Che avendo la consapevolezza di non poter fare promesse in questo mondo, perché veramente è assurdo fare promesse, perché uno, dall'altra parte ci sono avversari che si allenano quanto te, magari a volte sono più bravi di te, e quindi questo può spostare i risultati e le situazioni. E l'unica cosa che uno può promettere, come chiaro che sia, tempo io intendo dire. E il tempo è prezioso, signori, e il tempo vola. E io qua sono per darlo tutto al Cosenza, tutto. Il mio tempo lo regalo. Sarò qui da solo, senza famiglia, quindi a maggior ragione. Non potendolo concedere ai miei familiari, sarà tutto per noi. Quindi la famiglia qui sarete voi, sarà il Cosenza, sarà la nostra gente. E questa è la cosa più importante. Il tempo vuol dire sacrificio, lavoro, voglia, per cercare di stupire. Cioè, per stupire, credo che sia una predisposizione corretta da avere. Cioè, se io venissi qui, dico, mi fossi presentato, signori, la Serie B quest'anno è difficile. Lo sapete tutti che è difficile. Signori, vediamo, domani vediamo. No, ragazzi, la gente qui ha bisogno del loro riferimento della squadra, che la faccia è la mia, di avere davanti una persona che vuole, ha il desiderio di stupire, ha la voglia di stupire. Perché sennò allora poteva venire chiunque qui. La gente ha bisogno di qualcuno che li trascini, che gli faccia credere in qualcosa. Poi non può essere solo aria fritta.
chiacchiere, dovrà essere confortato da un atteggiamento di squadra che porterà risultato. Io l'unica cosa che posso, mi permetto, credo di promettere, è una squadra gagliarda. Ragazzi, se dovesse, quando uno si analizza pensa anche alle cose meno felici, se dovesse venire un periodo meno felice, non voglio dire termini diversi, meno felice, lo voglio affrontare a braccia aperte, a testa alta. Tanto comunque viene lo stesso e la gente ha bisogno, tanto signori, stiamo passando un periodaccio storico, la gente sente caro bolletta, è il gas, è la guerra, è le cose, se sente anche il proprio allenatore che piange, no ragazzi, questo è uno sport, è bello, la gente vuole godere, e allora facciamolo con grande sicurezza.